Buongiorno, buongiorno a tutti dall'Ipsero Tusi di Recuero Terme. Una piccola spiegazione di come andremo a lavorare. Durante la diretta si alterneranno vari componenti, vari contenuti, vari contributi. Per chi ci sta ascoltando, per chi ci sta vedendo, è possibile lasciare dei commenti o delle domande nella chat, proprio scrivendo il commento sotto il video. Verso la fine dell'intervento, con ordine, andremo a cercare di rispondere a tutti i vostri quesiti. Nel frattempo, ringraziandovi del momento che state prendendo per conoscere meglio la nostra scuola, mi presento, sono il professor Vanni Parise, insegno sala bar e sono il referente per l'orientamento in ingresso e in itinere. Vi condurrò poi nella trattazione di quello che è l'offerta formativa della nostra scuola. Iniziamo però con i saluti doverosi e la presentazione del nostro dirigente, professor Massimo Chiese, a cui lascio volentieri la parola. Sì, buongiorno a tutti e un benvenuto virtuale nel nostro istituto. Chiaramente avrei voluto avervi, come gli altri anni, tutti qui presenti nell'aula magna, lungo i corridoi, nei laboratori del nostro istituto per poter vedere anche quanto i nostri ragazzi riescono a realizzare. Però ecco, quest'anno non è possibile e quindi ci dobbiamo così accontentare di questo viaggio virtuale, di questo viaggio digitale nel nostro istituto, che sono convinto comunque sarà in grado di fornirvi un assaggio, un'idea esaustiva di quella che è il nostro di quello che è il nostro istituto. Io dirigo l'Artusi da ormai 2 anni e in questi 2 anni ho imparato a conoscerne le qualità e i punti di forza, che vogliono un po' essere l'introduzione a questa presentazione, a queste 2 ore che passeremo insieme. Io credo che l'Artusi sia una scuola unica e eccezionale in quanto ha centralità dello studente. Nel nostro istituto troverete dei docenti disponibili, dei docenti in grado di dare una grande attenzione agli studenti, in un'ottica proprio di una crescita personalizzata all'interno dell'istituto. L'altro grande punto di forza della scuola, io credo, sia lo sforzo didattico che quotidianamente si fa per integrare le competenze professionalizzanti, le competenze pratiche, senza mai trascurare quelle teoriche. È infatti nostra convinzione che entrambe concorrano a una, come dire, formazione completa, a creare dei così cittadini consapevoli, pronti al mondo del lavoro, ma pronti soprattutto alla vita. E un terzo aspetto che ci tenevo così a mettere in evidenza in questa mia brevissima introduzione è quello legato alla capacità inclusiva del nostro istituto. Poi sentirete la professoressa Spataro, che è la referente per l'inclusività, che approfondirà questo aspetto. Ma così, già in apertura, volevo evidenziare questa, diciamo, forza, questa capacità dell'Artusi di guardare con pazienza, con competenza ai nostri studenti con bisogni educativi speciali. Ecco, non voglio portarvi altro tempo a questa, diciamo, mattinata. È chiaro però che devo rivolgere un ringraziamento a chi ha organizzato questa diretta, al professor Parise, al professor Labruna,
Poi ringrazio i miei due collaboratori qui presenti, la professoressa Genco e il professor Pretto, la professoressa Spataro per quanto riguarda l'area dell'inclusività, e poi vedrete, li tengo per ultimi, ma in realtà sono al centro della nostra, diciamo, attenzione. Abbiamo qui presenti anche due dei nostri rappresentanti d'istituto che così vi informeranno e vi faranno entrare dal loro punto di vista, che credo sia fondamentale e importantissimo, nella nostra così grande famiglia dell'Artusi, nel mondo dell'Artusi. Quindi ecco, buona visione, buon ascolto e buona mattinata. Buongiorno a tutti, sono Maria Pia Spataro, sono insegnante di sostegno e referente per l'inclusione qui all'Artusi. Ecco, come anticipava il nostro dirigente, che ringrazio, appunto uno degli obiettivi che si pone l'Artusi è proprio quello di migliorare il grado di inclusione di ogni singolo alunno nella nostra scuola, cercando di abbattere quelle che sono le barriere dell'apprendimento e creando una didattica personalizzata. Alla base di ciò c'è la convinzione proprio che ha la nostra scuola che la peculiarità della persona sia un'opportunità per sperimentare strategie e metodologie didattiche nuove. Ecco che la scuola tiene molto in considerazione tutte quelle che sono le situazioni di partenza di ogni singolo alunno, quindi i livelli di apprendimento conseguiti, gli stili, le modalità, i tempi di apprendimento e tutte le capacità personali. Ecco, per poi costruire, partendo appunto da queste informazioni, un intervento che sia mirato e funzionale. Ecco proprio che l'Artusi vede la didattica speciale come un insieme di pratiche che vogliono rispondere proprio a
a tutti questi bisogni di questi alunni, appunto con bisogni educativi speciali. Ecco, soprattutto chiaramente ci rivolgiamo a quegli studenti che sono in situazione di svantaggio derivanti da disabilità, da disturbo specifico dell'apprendimento, da altri disturbi specifici e deficit dell'attenzione. Ecco, obiettivo proprio dell'Artusi è quello di ricercare le condizioni migliori per poter accogliere nel miglior modo possibile questi studenti e creare un ambiente sereno, favorevole, stimolante, ecco, allo scopo di creare delle relazioni significative utili al raggiungimento proprio di quello che è il pieno sviluppo delle potenzialità proprio di questi studenti. Ecco, per quanto riguarda gli studenti con disabilità, ciò che rende possibile proprio il pieno sviluppo armonico appunto della persona sono sicuramente da un lato la pianificazione degli interventi educativi, quindi abbiamo il piano educativo individualizzato, e dall'altro il coordinamento di tutte quelle che sono le componenti scolastiche che vogliono appunto, devono garantire l'efficacia di questo operato. Ecco, per quanto riguarda anche gli studenti con DSA e con altri BES, ovviamente l'Artusi si attiva anche per loro quotidianamente a dare quelle che possono essere le risposte più opportune per questi bisogni. Ecco, gli interventi nei confronti di questi studenti, diciamo, trovano spazio sempre in un documento condiviso dal consiglio di classe e della famiglia, che è appunto il PDP. Ecco, sia per gli studenti con disabilità che per gli altri BES, all'interno della scuola è presente una costante azione di monitoraggio da parte dei referenti specifici. Nello specifico sono la sottoscritta appunto per l'inclusione e la collega Bevilacqua che si occupa, diciamo, degli strumenti con DSA e altri BES. Ecco, sempre nell'ottica di volere valorizzare al massimo la persona, la scuola propone diversi progetti relativi all'inclusione. Alcuni consolidati ormai negli anni, infatti, più che progetti, sono delle vere e proprie buone prassi. Ecco, ad esempio, dal protocollo di accoglienza che cerca di creare fin dall'inizio un percorso scolastico accogliente appunto per i ragazzi in una situazione di svantaggio, creando una rete di relazioni che accompagni l'inserimento di questi studenti nella scuola fin dai primi giorni e poi accompagnare il normale proseguo, appunto. A un altro progetto a cui diciamo, diamo molta importanza, molto spazio, che è il Classi Aperte, una prassi, ecco, più che un progetto, che mira a potenziare le competenze professionali degli alunni e si rivolge soprattutto agli studenti che hanno una programmazione differenziata, quindi che diciamo, ci permette di avere una maggiore elasticità nella gestione dei tempi e della programmazione, appunto, e si dà la possibilità a questi studenti di frequentare un secondo laboratorio, quindi di essere inseriti in un altro gruppo classe, relativamente ovviamente alla giornata di laboratorio. Questo per potenziare da un lato sicuramente le competenze professionali, ma anche quelle relazionali, perché lo studente e tutto il gruppo dei pari si ritrovano a lavorare in un nuovo momento, una nuova quindi occasione di crescita. E infine il progetto, diciamo, fiore all'occhiello della scuola per quanto riguarda l'inclusione, che è il bar didattico, il Bartusi, inaugurato lo scorso anno. Questo progetto è nato sicuramente dalla volontà di fornire un servizio, diciamo, alla comunità scolastica, che è appunto quello del bar, ma anche dalla volontà di valorizzare le risorse interne della scuola. Ecco, destinatari di questo progetto sono gli studenti sicuramente con disabilità, gli studenti delle classi seconde e gli studenti delle classi quinte di sala bar. E giornalmente si ritrovano a lavorare quindi uno studente con disabilità, un compagno di seconda e il compagno più grande della classe quinta, con
con la supervisione, quindi il tutto coordinato da un docente di sostegno che è anche però un ITP di sala, quindi una persona qualificata ad operare al bar, appunto. Gli studenti con disabilità appunto si ritrovano a lavorare giornalmente con compagni diversi perché appunto non ci sono dei rapporti fissi e questo permette di sviluppare non solo le competenze chiaramente professionali ma anche quelle relazionali. Ecco, l'esperienza al bar didattico ha fatto sì appunto che i nostri studenti abbiano vissuto delle esperienze molto gratificanti, appunto, come dicevo, sia dal punto di vista professionale ma soprattutto personale. Ecco, e al di là però dei progetti, ecco, che noi applichiamo, mi fa piacere ricordare che appunto al di là di questo tutte le attività che la scuola propone ai suoi studenti, quindi dal ristorante didattico agli eventi, al PCTO, a tutte quelle esperienze che vi verranno spiegate tra poco. Ecco, mi preme sottolineare che tutti gli studenti con disabilità trovano all'interno di questi progetti il loro spazio. Ecco, le attività vengono sempre personalizzate e riportate a quelli che sono i reali bisogni di questi studenti. Ad esempio, l'esperienza, per dire, di PCTO viene modellata sulle esigenze reali dello studente, costruita in tempi e modalità diverse. Questo sempre per, raggiungere l'obiettivo che ci fissiamo da sempre, quello di mettere tutti gli studenti nelle condizioni di essere parte attiva della scuola e quindi permettere a ciascuno, sempre rispetto alle proprie possibilità, di dare il proprio contributo alla scuola. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola adesso ai nostri rappresentanti di istituto. Una buona giornata a tutti. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Riccardo e quest'anno sono stato eletto come rappresentante di istituto insieme ad altri tre ragazzi a cui porto il saluto che purtroppo oggi non ci possono essere. Allora, il ruolo di rappresentante in questa scuola è molto più attivo rispetto alle scuole medie, perché appunto tutti insieme possiamo partecipare al collegio docenti, ci sono le lezioni dei rappresentanti insieme e soprattutto ci possiamo organizzare da soli le assemblee di classe. La cosa ci permette di aumentare la nostra responsabilità e di aumentare il senso di organizzazione all'interno della classe. Allora, nella nostra scuola c'è un senso di familiarità che in poche scuole c'è. Infatti vi do un consiglio perché so che quest'anno la scelta non è facile e quindi da studente vi do un consiglio. In base a come l'ho scelta io. L'ho scelta perché questa scuola rappresentava una famiglia e tuttora lo rappresenta, e poche altre scuole sanno rappresentare questo senso di familiarità. Che io sono 4 anni e sono in questa scuola e sto capendo che ogni anno questo ruolo sta aumentando. Ora passo la parola al mio amico. Il mio amico collega rappresentante Giovanni. Buongiorno a tutti, io sono Giovanni Quirasquilla, sono anch'io in quarta e io ho scelto l'indirizzo cucina. E sono anch'io un rappresentante di istituto come il mio compagno Riccardo e oggi vi racconterò un po' il ruolo dei rappresentanti di classe. Ogni classe avrà due rappresentanti di classe la funzione più importante del rappresentante di classe è unire la classe degli studenti, far da tramite tra gli studenti, i genitori e anche soprattutto i professori, per ottenere un risultato migliore sia nel lato scolastico che nel lato delle relazioni. Ecco, ogni mese i rappresentanti di classe hanno il diritto di trovare 2 ore per parlare con gli studenti, per parlare di professori, per appunto trovare un punto migliore delle relazioni per migliorare sia il lato scolastico che anche quello delle relazioni, per avere un risultato migliore. Inoltre, nella nostra scuola,
noi anche noi rappresentanti, e organizziamo delle assemblee, che siano assemblee di Natale, assemblee di Carnevale, assemblee di fine anno, che ci permette di vivere un momento di una giornata, un momento di serenità con tutti gli studenti, confrontarci e divertirci soprattutto al di fuori dell'ambito scolastico delle lezioni. Quindi vivere un'esperienza, diciamo, unica anche con i nostri professori, i quali anche lì garantisco io che c'è un rapporto che molto raramente si trova, insomma. Spero di essere, siamo stati utili, e vi auguro di scegliere con il cuore e di scegliere una scuola che vi rappresenta al massimo, ma vi assicuro che in questa scuola troverete tutto quello di cui avrete bisogno, e soprattutto anche da parte dei professori ci sarà una disponibilità che in tante altre scuole non si trova. Bene, io ringrazio Giovanni e Riccardo che, essendo in quarta, hanno vissuto al momento un po' tutto quello che è l'offerta della scuola prima di questa pandemia, durante e dopo, e spero avranno anche la fortuna di accompagnare i loro compagni studenti anche dopo questa pandemia, e vi ringrazio. Passerei alla presentazione vera e propria di quello che è l'offerta del percorso formativo della nostra scuola. E chiedo gentilmente al professor Labruna se può iniziare con la presentazione che abbiamo preparato di PowerPoint. No, benissimo, andiamo pure alla prima slide. Bene, qui abbiamo cercato di riassumervi un po' quelli che sono le cinque date salienti per quello che riguarda la storia della nostra scuola. 1963, nell'istituto di Villa Tonello, presso il Giardino delle Fonti di Recoro Terme, nasce dalla residenza della Villa della Regina Margherita, nasce nelle cucine dell'Hotel Dolomiti la prima scuola alberghiera. Come sappiamo, e come citano le testimonianze, insomma, dove la famiglia reale andava, era usa passare le proprie vacanze, i propri periodi di relax in montagna, in inverno, in estate, nascevano appunto al seguito le primissime scuole alberghiere in Italia. Nel 1976 abbiamo invece avuto l'apertura della sede che ancora tutt'oggi ci ospita in via Pralonghi. Sede che trovate verso il versante sinistro, salendo al Recoaro, sopra quello che è l'acqua di Recoaro Terme, famosa anch'essa in credo anche più dell'Italia e dell'Europa. 2012 invece l'anno in cui abbiamo compiuto i nostri primi 50 anni. Come vedete il calendario, siamo prossimi a ulteriori festeggiamenti, ma ci piace pensare che questi primi 50 anni siano stati costantemente un mix tra quello che era la tradizione dell'offerta gastronomica e del modo di fare scuola e quello che invece è la propensione di questa scuola all'innovazione e alla sperimentazione. 2017, l'inizio del ristorante didattico, un'esperienza fantastica che ha letteralmente stravolto la didattica laboratoriale e il modo in cui venivano fatte le lezioni di laboratorio, che stiamo vivendo tuttora e di cui parleremo un attimo nel proseguire di questa presentazione. 2019, come ricordava Saressa Spataro, l'inaugurazione di un altro grande macro progetto, quello del bar didattico, che anch'esso è invece situato all'ingresso della scuola, ha dato un apporto significativo a quello che è il cambio e l'innovazione del modo di fare lezione a scuola alberghiera. Andiamo pure avanti. I nostri punti di riferimento, ovvero la qualità, una qualità pensata non solamente a livello di materie prime, a livello di eccellenze,
ma una qualità pensata nel modo di fare lezione, una qualità pensata sia nella didattica di aula, in quelle che possono essere materie culturali tradizionali, sia in quello che possono essere le materie di laboratorio. Una qualità che passa attraverso gli strumenti, perciò la dotazione eccellente che hanno i nostri laboratori, ma che hanno anche le nostre aule, fino alla qualità dell'insegnamento, della tecnica di insegnamento. Non è un caso che nella nostra scuola i corsi di aggiornamento per i docenti siano pressoché costanti, sia dal punto di vista relazionale, sia dal punto di vista pedagogico. Accoglienza e inclusione, come abbiamo detto prima, sono diventate un po' il leitmotiv, il minimo comune denominatore che ci permette di trasformare un po' quello che è tutta la nostra attività anche con il ruolo dei ragazzi con disabilità. Perché? Perché ci sono degli arricchimenti culturali, ci sono degli arricchimenti personali che sono fondamentali per la crescita non solamente di un professionista della ristorazione, ma proprio per la crescita umana di una persona. Sinergie con enti pubblici, sinergie con privati, sinergie con le aziende. Perché? Perché le sinergie hanno sempre permesso la creazione e il mantenimento di un rapporto di collaborazione proprio con quelle che sono le realtà che poi un giorno si troveranno ad ospitare i nostri allievi che sono arrivati alla fine del percorso. Enti pubblici come comuni, enti pubblici come organi dello Stato, penso alle polizie, penso ai carabinieri o ai vigili del fuoco, aziende anche private che poi entrano in relazione con la scuola attraverso una vasta gamma di occasioni che la scuola costruisce, dai banchetti a cene aziendali, piuttosto che esperienze che i nostri ragazzi possono spendere praticamente durante il loro percorso. Eccellenze, perché? Perché, come ben sapete, in qualsiasi scuola superiore esiste un programma di recupero, esiste un programma di potenziamento per quelli che sono gli allievi che hanno bisogno appunto di un accompagnamento maggiore per quanto riguarda lo studio. Ma non in tutte le scuole è scontato che ci sia la stessa attenzione anche per chi ha a disposizione dei talenti che non sono comuni. È convinzione della nostra scuola proprio il sentirsi in obbligo di formare, continuare a ricercare occasioni ulteriori di apprendimento, occasioni in cui i nostri studenti, anche nell'eccellenza, si possono mettere in gioco e si possono confrontare attraverso manifestazioni, attraverso gare professionali, attraverso gare indette dalle varie associazioni di categoria, proprio per riuscire a, come dire, far sbocciare ancora di più tutti quei talenti che abbiamo la fortuna di avere nei nostri banchi di scuola. Studente, perché come ben sapete, lo studente è il focus di quella che è l'attività della scuola. Non sono certo gli insegnanti, non sono certo i collaboratori scolastici, non è certo il personale il protagonista della vita della scuola. La vita della scuola deve avere gli studenti al primo posto. Ecco che spesso e volentieri, anche durante certe scelte organizzative di quello che è la vita quotidiana in una scuola, non possiamo mai e non vogliamo mai dimenticarci che la nostra utenza finale sono gli studenti. Sono quegli studenti che porteranno il nome Ipsa Ratusi nel loro diploma a fine del nostro percorso e che con orgoglio dovranno, e noi speriamo anche con un piacevole ricordo, porteranno il nome della nostra scuola in quello che è il mondo del lavoro. Comunità scolastica responsabile proprio per questo senso di appartenenza che ci orienta da sempre. Noi sappiamo benissimo che Recoaro non è logisticamente semplice, difficilmente il pubblico passa per Recoaro, spesso e volentieri Recoaro ci si reca proprio per la volontà. Ecco che questo si è trasformato in una parte, in un minimo disagio che abbiamo comodamente risolto, ma da un'altra parte si è trasformato in un forte senso di appartenenza. Come dicevano prima i nostri rappresentanti, questo senso della famiglia Artusi. Abbiamo la fortuna di essere in una bellissima località, che poi vedremo. Abbiamo la fortuna di non essere disturbati da grandi centri, da grandi problemi.
abbiamo la fortuna di poter crescere delle persone in una comunità che sia gestibile, ma che sia anche responsabile, proprio attraverso tutta una serie di progetti che vanno oltre l'offerta didattica curricolare, che ci permettono di arrivare in fondo ad avere degli studenti e delle studentesse che abbiano sì una preparazione professionale, ma che abbiano anche una formazione culturale globale. Perché? Perché le nostre aziende, perché il mercato del lavoro, perché l'evolversi di quella che è la situazione moderna lavorativa, non richiede solamente una persona con delle competenze tecniche specifiche, richiede una persona di qualità. Ed è questo l'orgoglio che ci siamo prefissi e questa è la nostra missione, creare delle persone che siano preparate a tout corps, che possono inserirsi in degli staff che sono sempre più internazionalizzati, degli staff che sono sempre più preparati dal punto di vista culturale e anche della, come si dire, della globalizzazione, no? Delle varie cucine, delle varie culture gastronomiche, delle varie culture dell'ospitalità. Bene, andiamo a vedere nel dettaglio invece quello che è il nostro percorso. Il nostro percorso si basa su 5 anni di scuola all'interno dell'indirizzo per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Partiamo con un primo biennio comune. I ragazzi, a differenza di quello che accadeva una ventina d'anni fa, non scelgono più di iscriversi a una scuola di cucina, a una scuola di bar, a una scuola di pasticceria. I ragazzi scelgono di iscriversi all'Ipsero Artusi e per i primi 2 anni affronteranno un biennio dove tutte le discipline laboratoriali saranno presenti nel loro percorso, proprio per maturare delle esperienze via via crescendo, sempre più importanti, per arrivare a fine del secondo anno ad operare una scelta che sia più consapevole rispetto a quello che sarà l'ultimo triennio di professionalizzazione che andranno a scegliere. Vediamo un secondo lo sviluppo dell'orario settimanale del biennio. Come vedete, il biennio ha una suddivisione tra quella che è un'area generale e quella che è un'area di indirizzo. Se notate, nell'area generale abbiamo le materie che sono un po' comuni a tutto quello che è il mondo della scuola dell'istruzione secondaria, l'italiano, abbiamo la storia, la geografia, abbiamo il diritto, la lingua inglese, matematica, scienze motorie e abbiamo ovviamente anche l'insegnamento della religione cattolica. Nell'area di indirizzo, come dicevo prima, abbiamo la presenza di tutti e 3 i macro settori, perciò il laboratorio di enogastronomia con pasticceria, il laboratorio di sala con la vendita e il laboratorio di accoglienza turistica. E iniziano ad essere presenti le materie, diciamo, di indirizzo. La seconda lingua straniera, di cui poi avremo il piacere di sentire un approfondimento da parte della professoressa Genco, seconda collaboratrice del dirigente, e la scuola alberghiera, per non tenervi sulle spine, la scuola alberghiera offre ovviamente, oltre all'inglese comune a tutte le classi, la scelta tra quella che è il francese, il tedesco, il russo e lo spagnolo. Tengo già a precisare che non è vincolante il percorso che gli studenti hanno fatto alle scuole medie. All'inizio del percorso della scuola alberghiera queste lingue partono fondamentalmente dalle basi, per cui è anche possibile un eventuale cambio. Poi abbiamo scienze integrate e informatica. Se andate a notare bene, vedrete che abbiamo scelto una concentrazione delle ore di lezione cercando di sviluppare l'intero argomento dedicando un anno alle scienze integrate e un anno all'informatica. Questo cosa ci permette? Questo ci permette di concentrare gli sforzi, ci permette di ottimizzare quelle che sono le risorse, ci permette anche di togliere una materia da quello che è il portafoglio che i ragazzi andranno ad affrontare. E vedete che alla fine, nel conteggio, abbiamo una percentuale leggermente superiore di quello che è l'area generale delle materie comuni durante il biennio. Se invece andiamo a vedere il triennio, vediamo che le due percentuali radicalmente si invertono. Abbiamo una presenza più importante di quello che è l'area di indirizzo, mentre una presenza costante invece delle materie di area comune.
vedete che le materie di area comune sono le stesse, proseguono con una rimodulazione oraria, poi c'è l'italiano, l'inglese, la storia, la matematica, le scienze motorie, l'insegnamento della religione cattolica, mentre per quello che riguarda l'area di indirizzo, qui le cose cambiano in base a quella che sarà la scelta che i vostri ragazzi andranno a operare a termine della seconda. Qui abbiamo fondamentalmente o una specializzazione ulteriore, sto pensando per esempio al comparto di accoglienza, dove vedete arriva nel percorso di ragazzi una materia denominata arte e territorio, che è una visione di quello che deve essere la conoscenza minima. Perché? Perché un ragazzo che opera nel settore turistico deve avere conoscenza di quello che è il bacino turistico dove opera, di quali sono i bacini, di quali sono i flussi turistici, quali sono le motivazioni anche dal punto di vista artistico, culturale, per non parlare poi di quell'altra materia che vedete scritto TCR, cioè Tecniche di Comunicazione e Relazione, proprio perché l'accoglienza turistica di una scuola alberghiera è tutt'altra cosa di un'accoglienza sviluppata in un istituto commerciale o in un istituto tecnico. L'accoglienza turistica della scuola alberghiera si basa molto su quello che è il concetto di relazione e di gestione del cliente. Ovviamente il comparto economico, il comparto come dire, della ragioneria di quello che è l'indirizzo, di quello che è un albergo, di quello che è una struttura, perciò tutta quella parte è già data per scontata, ma proprio l'indirizzo di accoglienza turistica pone l'accento su quello che è la gestione della persona ospite in un'azienda di ristorazione più che un'azienda di accoglienza tipo albergo, villaggi o tour operator. Vedete poi la presenza di lingua straniera, di scienze dell'alimentazione, che sarà dalla prima alla quinta una materia che unirà un po' tutto quello che è il mondo della scuola alberghiera. Per quello che riguarda invece il reparto di enogastronomia e di sala bar, vedete che al terzo anno i ragazzi vanno a focalizzarsi esclusivamente sull'indirizzo che hanno scelto. Ma potrete notare che al quarto e al quinto anno c'è un piccola presenza anche del laboratorio più strettamente legato, perciò i ragazzi di enogastronomia andranno ad affrontare 2 ore con il docente di sala bar e vendita, e viceversa i ragazzi dell'indirizzo di sala bar andranno ad affrontare 2 ore in quarta e in quinta con il docente di enogastronomia. Questo perché? Questo perché non possiamo pensare oggi a un professionista del settore dell'ospitalità che non sia in grado di avere una visione a 360 gradi di quello che è il servizio che offriamo ai nostri clienti. Non possiamo immaginare come scuola un futuro chef che non sia in grado di analizzare il suo piatto oltre le competenze tecniche del suo settore, ma ragionando proprio in funzione delle ostiglie di servizio, ragionando in funzione degli abbinamenti con il cibo, con le bevande, con le realtà del territorio, sia dal punto di vista enologico, sia dal punto di vista della liquoristica, piuttosto che della distillazione. Viceversa, non possiamo neanche immaginare un professionista del servizio di sala e di bar che non sappia relazionare con attenzione tutto quello che andrà poi a offrire ai propri clienti, quindi per cui le ricette, le schede tecniche dei piatti, le varie intolleranze, le varie allergie provocate dalla presenza di eventuali ingredienti in meno. Ecco che sala e cucina, che da sempre sono sorelle, che da sempre lavorano, anche nel percorso della scuola alberghiera, tornano a incrociarsi in modo da dare un'opzione e una formazione a 360 gradi a entrambi le figure entrambe le figure professionali. Stessa cosa dicesi per l'indirizzo invece di pasticceria, dove al quarto anno ritornerà a sala e vendita, proprio perché il laboratorio di pasticceria, se non inserito in una struttura alberghiera classica con una partita all'interno della cucina, può essere sia un laboratorio di produzione, ma spesso e volentieri, soprattutto in quello che sono le realtà
medie, sono dei locali veri e propri, dei bar e pasticcerie. All'interno della produzione, appunto, e all'interno di quello che è l'approfondimento dell'indirizzo di pasticceria, ovviamente dobbiamo tenere presente che abbiamo anche il comparto di panificazione e di pasticceria salata. Andiamo invece un po' avanti e cerchiamo di capire come è strutturato il nostro orario. La scuola offre 32 ore di lezione settimanali di due tipologie, un'ora laboratoriale da 60 minuti e delle ore teoriche da 55. Questo cosa significa? Significa che i ragazzi andranno sempre a svolgere le loro esercitazioni di laboratorio con un'ora completa, perciò con il massimo del tempo a disposizione. Mentre per tutto quello che saranno le ore delle varie materie teoriche, avremo una scansione oraria da 55 minuti. Questo cosa genera? Questo, come è risaputo, genera la possibilità da parte e il dovere da parte dei docenti di un monte orario che deve essere recuperato. Proprio attraverso questo monte orario la nostra scuola riesce ad offrire una varietà di progetti extracurriculari, extra offerta formativa standard, che vedremo poi nel proseguire delle slide, che andranno a rafforzare, che andranno a completare quella che è la formazione dei nostri studenti. 32 ore settimanali divise in due rientri pomeridiani. Due rientri pomeridiani, perciò due pomeriggi in cui i ragazzi si possono fermare a scuola. Questi rientri saranno sempre in corrispondenza dell'esercitazione di laboratorio. Cosa significa se dobbiamo ridurre ai minimi termini questa cosa? Significa che ogni volta che i ragazzi avranno la loro esercitazione in laboratorio di cucina e sala, il pasto sarà proprio il frutto del loro lavoro, con i migliori auspici, ovviamente, che il pasto sia degno del livello della classe, del livello della scuola, del livello delle conoscenze che i ragazzi hanno raggiunto, con l'accompagnamento dei docenti e anche, mi permetto, con il salvataggio in extremis, spesso e volentieri, dei signori colleghi di cucina che spesso e volentieri fanno miracoli nelle distrazioni dei nostri ragazzi. Il secondo giorno, invece, in cui i ragazzi si fermano a scuola, troveranno a disposizione una zona self-service organizzata con dei forni microonde e con la possibilità di sedersi, perché è come dire, l'aspetto meteorologico di Recuaro ci impone, diciamo, di offrire un posto caldo e coperto ai nostri ragazzi, ma anche abbiamo il Bartusi a disposizione, perciò con quella che è l'offerta da parte delle classi stesse della scuola, perché vi ricordo che al Bartusi, oltre all'offerta standard che abbiamo, abbiamo anche la presenza, per esempio, delle torte, dei dolci, prodotti dei compagni di pasticceria, e spesso e volentieri a rotazione abbiamo a disposizione anche qualche omaggio che arriva dalle cucine dove i nostri ragazzi stanno lavorando. Sabato libero, questo significa settimana corta, significa lezioni dal lunedì al venerdì, organizzate fondamentalmente in un giorno da 8 ore, un giorno da 9 e 3 giorni da 5 ore. Il giorno da 8 ore normalmente prevede appunto l'esercitazione. Tutte queste ore iniziano sempre alle 8:30 di mattina. Come dicevo poc'anzi, la scuola alberghiera non è una meta di passaggio, è un luogo in cui ci si reca con motivazione. Le 8:30 sono un orario che permettono sia al servizio dell'SVT sia a tutti i ragazzi della nostra scuola che provengono da più province, non solamente da provincia di Vicenza, permettono l'arrivo sereno ad orari, insomma, praticabili. Il giorno da 5 ore abbiamo un termine di lezione alle 12:55, mentre durante i pomeriggi, perciò il giorno da 8 e il giorno da 9, l'uscita da scuola è prevista sempre per le 16:55.
Questo ci permette anche una gestione un po' più serena col servizio di SVT. Una piccola carrellata veloce su quelli che sono gli ambienti che la struttura della TUSI offre, poi proseguirò anche con un'altra, con una slideshow fotografica in modo proprio da farvi vedere i nostri spazi, visto che non possiamo purtroppo quest'anno accoglierli in presenza. 32 aule multimediali, 32 aule dotate tutte di LIM, videoproiettore, dotate tutte di impianto audio, qualcuna con l'impianto surround, qualcuna no, alcune solamente con la LIM, ma tutte le altre sempre con videoproiettore, schermo motorizzato e lavagna di ultima generazione a pennarelli, perfettamente sanificabile in questo periodo e perfettamente visibile per chi invece ha questo genere di difficoltà. Un laboratorio vero e proprio del bar didattico situato nella hall principale della scuola, un laboratorio di front desk grande e uno un po' piccolino che è in fase di lavorazione, laboratorio che permette ai ragazzi di realizzare le loro esercitazioni di accoglienza, di benvenuto, di check-in e check-out di quello che è la clientela di un albergo. Una palestra, un ristorante didattico che è situato in centro a Recuaro Terme, non è annesso allo stabile della scuola, è proprio una sede staccata in pieno centro, in via Roma 19, fronte comune di Recuaro Terme, due aule di sostegno, un'aula magna da cui vi sto parlando in questo momento, una biblioteca che accompagna la scuola dalla sua fondazione e che ha la fortuna di avere anche una buona catalogazione di testi professionali anche ormai introvabili, due laboratori di informatica di cui vedremo poi nel seguire un piccolo scorcio, visto che abbiamo il nostro studente e il nostro professore che stanno curando la regia tecnica di questa diretta, due laboratori autonomi di sala cucina situati all'ultimo piano e al quarto piano, un laboratorio linguistico, perciò un vero e proprio laboratorio di informatica attrezzato con cuffie e microfoni per tutte quelle che sono le esercitazioni in campo linguistico, e un laboratorio di scienze dove i nostri ragazzi possono mettere in pratica quelle che sono le conoscenze sia di chimica sia di scienze degli alimenti e che vedono durante il loro percorso. E soprattutto possono in prima persona far parte di quello che è il nostro sistema di controllo e prevenzione di igiene HACCP, di igiene alimentare, proprio attraverso questo laboratorio che permette ai ragazzi di mettere in pratica analisi ed altro. Vediamo un attimino quelli che sono i nostri due macro progetti di innovazione didattica e che rappresentano un po' la spina dorsale dell'attività di questi ultimi anni. Prego. Il ristorante didattico. Il ristorante didattico che parte dai modelli più famosi del far lezione, del far scuola, di quelli che sono gli istituti del Nord Europa, del Nord America, ha come slogan questa frase: per imparare qualcosa bisogna farla. Questa era la convinzione della dirigenza, questa era la convinzione di tutti gli insegnanti tecnico-pratici dell'istituto. Per imparare qualcosa bisogna farla. Questo ci ha permesso di costruire un ambiente in cui ci sia una situazione reale, con una vera clientela e con una vera situazione di problema professionale da risolvere in tempo reale. Ci ha permesso di crearlo in un ambiente come quello della scuola, perciò in un ambiente che non è un'azienda vera e propria come accadeva con gli stage direttamente, ma ci ha permesso di creare appunto questa occasione. Cosa cambia con il ristorante didattico a Tusi? Cambia che i ragazzi, dal momento della scelta, in terza, potranno ogni volta che andranno a fare una lezione di laboratorio, potranno avere il contatto diretto con la clientela, in bene e in male. Cosa che non è scontata. Perché? Perché i clienti sono veri, perché i clienti arrivano con prenotazione, arrivano senza prenotazione, arrivano con intolleranze, arrivano con allergie,
arrivano con le stesse identiche richieste e difficoltà che possiamo trovare in un qualsiasi ristorante ogni giorno. Tutto sotto la guida dei docenti che li accompagnano. Ovviamente stiamo parlando di un'azienda speciale, non è il ristorante della scuola alberghiera dove potete chiamare per qualsiasi esigenza. È un ristorante parte annessa della scuola. Segue degli orari esattamente come segue la scuola, compresi i giorni di vacanze, compresi i giorni di riposo ed altro. Effettua un servizio esclusivamente a pranzo durante le lezioni, ma non disdegna anche la creazione di eventi, perché è proprio una delle specialità del percorso della scuola alberghiera, è proprio quella di imparare a gestire, creare, effettuare dei servizi, degli eventi speciali, coinvolgendo tutti quelli che sono i settori che la scuola permette di approfondire, perciò la presenza della pasticceria, perciò la presenza dell'accoglienza, in diversi ruoli, oltre a quello classico di sala e di cucina. Il secondo macro progetto che la scuola sta portando avanti, come vi accennava prima la professoressa Spataro, è quello del bar didattico, un progetto che è partito nel 2019 e che ha come basi fondanti il concetto di peer education, perciò di educazione tra pari. Non a caso abbiamo il ruolo di tutoraggio da parte di ragazzi del quinto anno, ma è un concetto di inclusione con i compagni diversamente abili. Una cosa che vorrei far notare, che probabilmente ci è sfuggita prima, sono questi due loghi. Come vedete, il logo Bartusi e anche il logo del ristorante didattico sono due progetti non frutto di qualche studio di grafica o di comunicazione, ma sono frutto del lavoro dei nostri studenti. Sono due loghi e sono due nomi che sono usciti da un concorso di idee rivolto proprio agli studenti della nostra scuola. Il bar didattico è uno spazio che ha rivoluzionato quello che è il clima, perché è uno spazio che pone tutte le componenti della scuola nelle stesse condizioni, nelle stesse situazioni. Per quello che sono invece i progetti di offerta formativa, ecco, noi abbiamo cercato di sintetizzare quei progetti che sono operativi durante questo anno particolare di scuola che non ha precedenti. Abbiamo tagliato in maniera volontaria un po' tutti quelli che sono i progetti che offrivamo negli altri anni, anche perché avrebbero meritato una trasmissione ad hoc. Quest'anno abbiamo la fortuna di riuscire a continuare a portare avanti i progetti di certificazione linguistica con il Goethe per tedesco, con il DELF per francese, il PET d'inglese e la certificazione speciale di FPTHR offerta dalla Camera di Commercio per il Turismo di Parigi, che è proprio una certificazione specifica per quello che riguarda la linguistica di settore. Abbiamo la possibilità di offrire anche un corso di terza lingua. Come vi dicevo poc'anzi, la scuola alberghiera offre una scelta tra l'inglese e una seconda lingua a scelta dello studente. Spesso, volentieri, capita che durante il percorso scolastico, proprio conoscendo gli insegnanti, conoscendo compagni che affrontano un'altra lingua, ci sia, e normalmente abbiamo sempre una richiesta importante, ci sia la curiosità da parte di qualcuno di affrontare anche un percorso di una terza lingua, che ovviamente è un percorso facoltativo, che ovviamente viene offerto in orario extracurricolare, perciò si parla di un momento oltre ai due rientri pomeridiani, e soprattutto un momento libero, nel senso che non c'è nessun obbligo da parte di nessuno. Essendo fortunatamente in modalità gratuita, proprio per il recupero orario che i docenti devono fornire alla scuola, spesso e volentieri questi corsi di terza lingua si trasformano veramente in situazioni importanti, piacevoli e anche molto richiesti dai nostri studenti. Altri progetti, per esempio, come il No Waste, progetti dedicati proprio allo spreco alimentare e al recupero alimentare. Non possiamo neanche dal punto di vista professionale immaginare un
cuoco professionista che non sappia sfruttare, che non sappia riciclare al massimo quelli che sono i propri ingredienti, ma non possiamo neanche pensare alla formazione di una cultura di una persona, esattamente come accade nell'economia domestica di qualsiasi famiglia. Dobbiamo avere sempre un occhio di riguardo per quello che è il recupero e per quello che è lo spreco alimentare. Altri progetti, ad esempio, ho citato le Olimpiadi Italiano, perché alla scuola Alberghiera di Recuaro Terme non ci sono solamente le materie tecnico-pratiche, ci sono delle materie di area anche di indirizzo culturale. Abbiamo avuto la fortuna nel 2017 di avere anche due studenti che hanno vinto le Olimpiadi nazionali di italiano, quindi per cui ecco che, come vi dicevo prima, cerchiamo di portare avanti tutti i talenti che ci troviamo di fronte. Peer education, capiterà spesso agli studenti delle scuole superiori di trovare degli studenti dell'Artusi che si recano nelle altre scuole, soprattutto in collaborazione con l'ASL, proprio per progetti di cyberbullismo, per progetti di contro il fumo, contro le dipendenze o altre cose, e l'Internet Safer Day, proprio in collaborazione con l'Arma della Polizia, per portare avanti appunto quel concetto di sicurezza, visto che queste generazioni lavorano, vivono e adesso studiano costantemente su quello che è internet. Perciò cerchiamo di formare i nostri ragazzi in sicurezza anche nel mezzo mediale. Cene a tema e vari eventi multidisciplinari che attualmente sono in fase di speranza, diciamo che stiamo cercando e stiamo sperando di riuscire a creare almeno qualcosa nella stagione 2021, prima della fine di questo anno scolastico. Un altro piccolo momento importante in quello che è il percorso di formazione sono gli scambi culturali. Perché? Perché la scuola Alberghiera è per vocazione una scuola che guarda a tutto il mondo, che guarda a tutto quello che è la provenienza dei propri clienti. Come scuola, da anni abbiamo un sistema di relazioni con tre città: Klagenfurt, per quello che riguarda gli studenti che affrontano appunto il percorso di seconda lingua tedesco, Klagenfurt in Austria; abbiamo Klimovsk in Russia, ok? Avevamo iniziato a operare con la Lituania, ma siamo arrivati finalmente in Russia, così anche i nostri ragazzi che studiano il russo, che ormai abbiamo da più di 6 anni implementato come seconda lingua, possono trovare un reale riscontro; e Gap, che è una graziosa città nelle Alpi francesi, una città medievale. Le tre foto che sono riportate sono foto reali delle cittadine. Scambi culturali che ci permettono di far vivere ai nostri studenti delle esperienze dirette all'estero, delle esperienze in cui saranno ospitati da famiglie di queste tre città per un anno, mentre poi potranno ospitare a loro volta gli studenti corrispondenti l'anno successivo. Sono esperienze che non possono non esistere in una scuola alberghiera, proprio per il taglio internazionale che deve avere. Altre occasioni internazionali, altre occasioni di proiettarsi nel mondo esterno sono, per esempio, le settimane linguistiche che andiamo ad offrire solitamente ad inizio anno: Canterbury in Inghilterra, Valencia in Spagna, Neustadt an der Donau invece, per quello che riguarda esperienze anche di stage aziendali. Che differenza c'è in questo tipo di esperienza? In questo tipo di esperienza normalmente i ragazzi che vengono selezionati sono ragazzi che si troveranno poi presso dei college, presso delle scuole, con l'accompagnamento del docente dell'Artusi. Quindi per cui sono delle vere e proprie esperienze di scuola all'estero. Una menzione particolare invece dobbiamo riservarla anche per Neustadt, che è una cittadina della Baviera, vicino a Bad Göking, e dobbiamo, per chi non ha avuto la fortuna di visitarla o di conoscerla prima, dobbiamo pensare a una cittadina in stile Abano Terme, perciò una cittadina termale, ma soprattutto una cittadina turistica.
No, Eichstätt è una città che è anche gemellata con il comune di Recoaro Terme e ci permette proprio un rapporto speciale, tanto da poter gestire anche degli stage aziendali veri e propri che poi possono proseguire anche in una stagione estiva che i nostri ragazzi possono affrontare. Ovviamente chi gradisce, chi è preparato, ovviamente chi accetta, diciamo, questa sfida di formazione all'estero. Ultimo, ma non ultimo per importanza, il programma di Erasmus Plus offerto da Intercultura. La nostra scuola collabora da anni, direi quasi una decina di anni con Intercultura, e attraverso i loro programmi abbiamo avuto la possibilità di offrire il quarto anno all'estero, in scuole estere, a tantissimi ragazzi. Abbiamo avuto la fortuna di avere studenti in Cina, abbiamo avuto la fortuna di avere studenti in America, in Cile, abbiamo avuto in Messico, abbiamo avuto veramente in ogni angolo del globo. Quest'anno per la prima volta abbiamo l'occasione e la fortuna di accogliere degli studenti stranieri che verranno a frequentare il secondo semestre nella nostra scuola. Ovviamente questi studenti hanno un percorso, come i nostri, hanno un percorso tutto dedicato proprio perché ci sono delle differenze importanti tra i vari percorsi. Andiamo pure avanti. Stage aziendali che sono pensati per i nostri allievi del terzo e del quarto anno, hanno sempre accompagnato il nostro percorso e sono rivolti a tutto il territorio, sia italiano e in alcuni casi anche estero. Sono delle esperienze di lavoro in aziende che la scuola seleziona da anni, quindi per cui sono aziende che la scuola conosce e di cui la scuola si può, con cui la scuola ha costruito un rapporto di collaborazione. E sono esperienze in cui abbiamo un tutoraggio costante da parte di tutti i docenti, perciò il consiglio di classe segue i propri studenti durante tutta l'esperienza. Una piccola carrellata di quelli che sono gli ultimi concorsi che ci hanno visti i protagonisti. Prima si parlava appunto di valorizzazione delle eccellenze. Abbiamo citato veramente gli ultimi in tempi in ordine cronologico, altrimenti si trasformerebbe in una trattazione noiosa. La gara nazionale degli istituti alberghieri, indetta dal Ministero, che ci ha visti i primi classificati con il titolo di miglior scuola d'Italia per somma di punteggio dei singoli indirizzi del 2018. Da allora, fortunatamente, Covid permettendo, siamo ancora in carica. Speriamo, di riuscire a portare avanti questa nostra vittoria che ci ha inorgoglito non poco. Concorso nazionale invece dell'AIRA, l'Associazione Italiana dei Receptionist Alberghieri, con la creazione del percorso Spasso per Venezia, il premio degli alunni eccellenti fornito dalla MIRA, l'Associazione dei Maître per Ristoranti e Alberghi, il concorso dell'Espresso Italiano Champions, vinto al SIGEP nel 2019 per quello che riguarda appunto il mondo del bar e della caffetteria, soprattutto dell'Espresso Italiano, e anche il concorso ministeriale della Giornata delle Eccellenze Nazionali di Matera. E dulcis in fondo, cosa può trovarsi dopo il diploma di scuola alberghiera? I nostri studenti, dopo la scuola alberghiera, possono rivolgersi a dei corsi di perfezionamento offerti da aziende, offerti da università private e pubbliche, corsi che mirano al completamento di percorsi focalizzati, penso ai corsi per sommelierie. Penso ai corsi di bar, penso ai corsi di cucina, di pasticceria. Veramente qui in questo campo, sono centinaia e centinaia le offerte che i nostri studenti possono trovare per continuare nella loro formazione, nella loro specializzazione. Il mondo universitario, perché? Perché la formazione alberghiera, la scuola alberghiera, porta ad un esame di Stato, perciò al raggiungimento del diploma di maturità di Stato. Quindi, di conseguenza, l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Sembra, nel 2020 sembra ancora strano, ma abbiamo avuto la fortuna di avere tantissimi studenti che hanno scelto percorsi non solamente
guardando ai percorsi più affini, quali può essere viticoltura, enologia, economia del turismo, scienze della nutrizione, scienze degli alimenti, igiene e sicurezza alimentare, ma anche studenti che hanno seguito ispirazioni più culturali e umanistiche, studenti che hanno scelto percorsi di lettere, moltissimi studenti che scelgono percorsi di lingue e culture straniere, altri che invece vanno, addirittura abbiamo degli studenti che hanno scelto percorsi di matematica e realtà affini. ITS invece sono una piacevole realtà offerta dalla Regione Veneta. Sono degli istituti tecnici superiori, sono un biennio post-qualifica offerto appunto da questi istituti tecnici, realizzati in maniera duale, dove dall'inizio alla fine gli studenti possono scegliere, possono avere un'esperienza dinamica di studio a scuola e pratica in azienda in maniera costante. Non c'è una separazione con un momento di studio e un momento poi di pratica in azienda, ma le due cose coesistono durante questo ultimo percorso. Ci sono varie sedi in Veneto, le più vicine a noi sono a Bardolino, sono a Asiago, e ci sono varie tipologie di percorsi di specializzazione per chi esce dal mondo alberghiero. Giusto per citare un numero soltanto, vi ricordo che gli ITS vantano il 72% degli allievi che prima del termine del loro percorso di formazione hanno in mano già una promessa di assunzione da parte delle aziende che li ospitano e li formano. Mondo del lavoro che fortunatamente inizia già durante il percorso della scuola alberghiera quando i ragazzi raggiungono i loro 16 anni. È usanza e non è certo novità trovarsi degli studenti che affrontano anche delle esperienze durante il fine settimana. Alla fine vi presento un attimo i nostri contatti www.artusi.edu.it per il nostro sito dove troverete tutto il materiale che vi ho fatto vedere e molto altro, soprattutto a livello di foto. Vi invito a scriverci se qualcuno ha necessità di ulteriori informazioni e a farci visita nei nostri profili social o nella pagina del ristorante didattico Artusi. Adesso chiedo l'aiuto invece della nostra regia per lanciare il video che abbiamo realizzato. È una piccola presentazione fotografica dall'arrivo all'ingresso alla scuola all'ultimo piano, pensata per cercare di farvi entrare almeno con le immagini nella nostra scuola. Prego, collega, ecco, bene. Nulla di più semplice. Questo cappello lo trovate all'ingresso, è stato realizzato dai ragazzi della scuola e questo invece è il panorama che vi accoglierà al vostro arrivo all'Artusi. La nostra facciata e la nostra porta d'ingresso, qualora vi fermasse, ecco, queste sono le colleghe di accoglienza nella hall. Tengo a ricordare che ci sono l'aula magna da cui vi sto parlando io, ci sono delle foto realizzate prima del Covid, come ad esempio questa, e delle foto invece realizzate durante il Covid. Qualche esempio di aule, di disposizioni, ad esempio questa è una foto recentissima, proprio di settembre, periodo Covid, la nostra palestra che ha anche subito recentemente proprio un nuovo lavoro di insonorizzazione e ammodernamento. E poi cerchiamo al bar didattico, come abbiamo visto prima, bar pensato proprio per l'inclusione. Come vedete, abbiamo i ragazzi di quinta in giacca, il docente, i ragazzi di seconda con la falda. I nostri due piccoli laboratori di informatica e il laboratorio più grande da cui stiamo trasmettendo questa diretta, che permettono le esercitazioni ai colleghi di accoglienza e di informatica, di tutto quello che è il mondo dell'ospitalità, il nostro front desk dove i ragazzi possono esercitarsi per il check-in e per il check-out. Una cucina piccola situata al quarto livello e una sala piccola con il relativo bar, vedete tavoli, distanziamenti in epoca Covid, e che permettono alle classi prime di avere un ambiente totalmente autonomo per partire con discrezione senza avere risguardi. Spazi dedicati al sostegno e alla creatività dei nostri ragazzi e il laboratorio linguistico dove appunto andiamo a focalizzarci sull'organizzazione.
Qui siamo già all'ultimo piano, vedete il bar della sala grande, con la sala grande che ospita le esercitazioni e gli eventi della scuola principale. Le nostre cucine grandi, qui stiamo parlando di uno spazio di 500 metri quadri, il nostro laboratorio di scienze integrate dove i ragazzi possono mettere in pratica analisi d'alcol. Il ristorante didattico situato in centro, dove ci trovate tutti i giorni a pranzo dal mezzogiorno alle 30 con le loro cucine e i momenti dedicati all'accoglienza e alla gestione del cliente e del conto. I nostri ragazzi in ultima, perché tutto quello di cui abbiamo discusso fino adesso esiste e può esistere semplicemente grazie alla volontà, grazie alla richiesta e grazie alla passione che ogni studente che sceglie il percorso della scuola alberghiera Artusi lascia nei nostri ricordi. Io lascerei la parola alla professoressa Genco Vincenza, seconda collaboratrice del dirigente, per parlarvi invece di quelli che possono essere gli aspetti un po' più delicati della presenza dell'Artusi. Prego Vincenza, buon proseguo. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra appunto partecipazione. Allora, per il mio intervento mi ricollego ad un paio di argomenti che ha già trattato il professor Parise. Allora, intanto le 32 ore di lezioni settimanali che appunto si sviluppano dal lunedì al venerdì con 3 giornate da 5 ore, una giornata da 8 e una giornata da 9. Allora, tutte le giornate di lezione iniziano alle 8:30 proprio per dare la possibilità a tutte le corriere dedicate delle SVT di arrivare a Recuaro. Noi abbiamo studenti, quest'anno 640, che arrivano da tutta la provincia e anche oltre, quindi per dare la possibilità di arrivare e quindi dare la possibilità di arrivare in tempo alle lezioni, le lezioni appunto iniziano in questo momento. Le corriere dedicate, circa una dozzina ogni mattina, arrivano a circa 400 metri dalla scuola, vicino i campetti da tennis, per chi appunto ha già magari in altre occasioni visitato la località di Recuaro. Quindi i ragazzi poi a piedi in 4 minuti circa raggiungono l'edificio. Al rientro, sia quando l'uscita è prevista alle 12:55, sia quando l'uscita è prevista alle 16:55, i ragazzi dovranno raggiungere la stazione SVT di Recuaro, che si trova un po' più distante. Cos'altro volevo dirvi? Quindi le corriere sono appunto molto, molto confortevoli. L'altro aspetto che volevo appunto toccare è il discorso della scelta della seconda lingua straniera. Allora, la seconda lingua straniera può essere scelta, come già detto dal professor Parise, tra francese, tedesco, russo e spagnolo. Potete scegliere appunto liberamente, non bisogna necessariamente scegliere la lingua straniera scelta alle scuole medie. L'unica cosa che vi vorrei dire appunto è quella di scegliere anche in base non alla moda del momento, ma anche in base a quello che potrebbe servire questa lingua nell'ambito lavorativo. Quindi vedere lo studio proprio della seconda lingua straniera come un investimento per il futuro. Per quanto riguarda poi l'aspetto un attimino più particolare, il discorso del pagamento dei contributi scolastici. Allora, purtroppo questo è un tasto un po' dolente della nostra scuola, nel senso che oltre alle tasse scolastiche c'è sempre il pagamento di questi contributi scolastici di circa 300 euro. Viene richiesta una prima rata di 160 euro che va pagata al momento dell'iscrizione e il pagamento di una seconda rata di 140 euro. Allora, per quale motivo noi richiediamo questo contributo? Proprio perché, per l'aspetto che metteva in risalto il professor Parise, noi siamo dell'idea che
per imparare qualcosa bisogna assolutamente farla. Quindi noi, attraverso il pagamento dei contributi scolastici delle famiglie, riusciamo a, ad assicurare loro lo svolgimento di esercitazioni settimanali, dove tutti gli studenti in prima persona creano, sia dal punto di vista, sia nell'ambito del laboratorio di sala, sia nell'ambito del laboratorio di cucina, di pasticceria e anche di accoglienza turistica. Noi siamo dell'idea che solo in questo modo i ragazzi appunto possono imparare. E vi posso assicurare, l'abbiamo visto in passato ormai da decenni, che i nostri allievi, nel momento in cui vanno ad affrontare gli stage durante il periodo estivo, a volte anche durante il periodo scolastico, allora hanno una marcia in più rispetto a studenti provenienti da altri istituti. Cioè tutti i titolari ci fanno sempre i complimenti sulla preparazione dei nostri studenti, anche dal punto di vista pratico. Quindi questa cosa sicuramente viene acquisita sia per quanto riguarda appunto lo svolgimento, durante lo svolgimento dei laboratori, sia per i due progetti che sono stati introdotti da qualche anno, il ristorante didattico appunto qualche anno fa e il bar Artusi dallo scorso anno scolastico. Quindi i contributi scolastici sono volontari, quindi siamo consapevoli che si basa sulla volontarietà della famiglia, ma è l'unico modo che ci permette di affrontare, di assicurare appunto il laboratorio pratico a tutti gli studenti. Per quale motivo? Allora, lo Stato italiano manda agli istituti alberghieri lo stesso finanziamento che manda ai licei, ad un qualsiasi altro tipo di istituto. Noi però dobbiamo appunto acquistare le materie prime, quindi di qualsiasi genere, dobbiamo acquistare anche tutti i disinfettanti, i detergenti per poi permettere di rispettare la normativa dell'HACCP. Quello che ci manda lo Stato ci basterebbe per far funzionare i nostri laboratori per non più di 30 giorni. Per non più di esercitazione appunto per 30 giorni, mentre noi iniziamo con i nostri ragazzi a fare pratica dal mese di ottobre fino alla fine, quindi dall'inizio di ottobre fino alla fine dell'anno. Quindi solo grazie, ripeto e ribadisco, al contributo delle famiglie riusciamo appunto ad assicurare questo. Se le famiglie decidessero per tutta una serie di cose di non pagare tutti insieme i contributi, noi non potremmo assolutamente affrontare tale spesa. Quindi ci troveremmo costretti a fare come purtroppo altri istituti, in cui si è passato al piatto dimostrativo. In che cosa consiste il piatto dimostrativo? Nel fatto che il docente di sala di cucina realizza il piatto, realizza il cocktail, i ragazzi osservano lo svolgimento appunto della preparazione, prendono nota, diciamo che è la stessa cosa che noi magari riusciamo a visualizzare, a vedere, non so, nelle varie trasmissioni televisive, cioè quello di vedere realizzare un piatto, ma non è la stessa identica cosa. Quindi speriamo appunto che non doverci trovare a fare questa scelta di tipo drastico. Per quanto riguarda le divise, poi il professor Parise sicuramente integrerà il mio intervento. Allora, per fare le esercitazioni pratiche sia di sala e vendita che di cucina, enogastronomia, pasticceria, si può accedere ai laboratori solo ed esclusivamente con la divisa prevista dalla normativa. Solitamente noi nel mese di giugno emaniamo una circolare dove spiega nello specifico ciò che deve essere acquistato sia dagli studenti delle classi prime e sia anche poi per le seconde, terze e così via. Nonché vengono anche indicati dei negozi convenzionati, dei negozi che vi permettono appunto di avere tutti la stessa divisa. Perché se ogni studente andasse in un negozio diverso, ci troveremmo davanti magari ad una classe
con un abbigliamento diverso, e specialmente quando magari i nostri ragazzi vanno fuori a fare delle manifestazioni e così via, avrebbero, si presenterebbero, diciamo, non come un, come una classe omogenea, omogenea, ma come un miscuglio di varie cose. Quindi anche per questo motivo ci vuole una omogeneità nella divisa. Qualora appunto lo studente non avesse la divisa, non può accedere ai laboratori. Quindi in quel caso verrà appunto assicurata sicuramente la sorveglianza da parte di altro personale e verranno appunto attuate delle altre attività. Però assolutamente senza divisa, senza le scarpe apposite, non si può accedere a nessuno dei laboratori, sala, cucina, pasticceria. Lascio adesso la parola al, al professor Pretto, poi se ci sono delle ulteriori domande da parte appunto dei, dei genitori dei presenti, siamo quindi qui pronti a rispondere. Sì, prima di lasciare la parola al professor Pretto, mi inserisco semplicemente per completare il discorso che divise. Sì, la scuola ovviamente offre, come diceva giustamente il professor Sagenco, una selezione di aziende e di modelli, poi le famiglie possono recarsi in qualsiasi punto vendita o nello spazio proprio aziendale, in modo da avere questa scontistica durante tutti i 5 anni della scuola. Su tutto il resto è ovviamente facilmente comprensibile come per creare una certa mentalità professionale non si possa non tenere in considerazione la divisa e quello che una divisa rappresenta in una società. Lascio la parola al professor Pretto. Eccolo qua, saluto tutti. Casualmente mi sono ritagliato uno spazio finale che mi rendo conto essere forse anche il più complicato. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto per la presentazione straordinaria che hanno fatto della scuola. Credo che abbiate intuito che l'Artusi di Recuaro è veramente una scuola d'eccellenza ed è anche una scuola estremamente complessa nella sua gestione, sia per la varietà di proposte che offriamo agli studenti, sia proprio per la peculiarità degli istituti alberghieri. In un ipotetico cerchio di interventi, perché mi pare di capire con la scaletta che poi lasceremo spazio alle domande, in un ipotetico cerchio io vorrei chiudere da dove eravamo partiti. Il preside nel suo intervento breve all'inizio ha detto che riconosce in questa scuola una unicità particolare, che è quella della centralità dello studente. Io vorrei tornare solo un secondo su questo aspetto, visto che certamente ci sono anche genitori che ci stanno ascoltando, ricordandovi che la sensibilità di tutti i docenti, di tutta la scuola dell'Artusi su questo aspetto è estremamente forte. Siamo consapevoli di interagire con dei ragazzi, arrivano da noi a 14 anni, che affrontano un periodo della loro vita che forse è fra i più difficili, escono persone mature, escono uomini, escono donne, che si devono inserire a pieno titolo nella società. Noi abbiamo imparato per esperienza che se il clima che i ragazzi vivono all'interno della scuola è un clima sereno, è un clima positivo, i risultati arrivano. Il nostro impegno su questo è fortissimo, non soltanto con i tanti progetti che già i colleghi vi hanno presentato in maniera eccellente. Ne ricordo uno che forse è sfuggito a me, perché con i collegamenti online qua è un po' difficile. Noi abbiamo da più anni ormai anche la presenza di uno sportello all'interno, un centro di ascolto all'interno della scuola, che è dedicato e gestito da una professionista esterna, una psicologa, che viene pagata grazie anche al contributo dei genitori. Ed è un punto forte con il quale ci approcciamo anche in quei casi in cui ci siano particolari difficoltà.
Il professor Parise prima citava il progetto di Peer Education. Ricordo che siamo tra le poche scuole in Veneto che forma ogni anno numerosi studenti delle classi terminali che poi affiancheranno l'anno successivo, quindi dopo essere stati formati, questo grazie anche all'aiuto della dottoressa Visonà, che è la nostra psicologa, andranno poi a dare effettivamente una mano ai ragazzi del biennio nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, che è sempre un passaggio abbastanza difficile e importante. E ancora posso dirvi che la capacità che la scuola ha di accogliere anche situazioni particolari di studenti dovrebbe tranquillizzarvi, e mi è piaciuto l'intervento degli studenti, dei due rappresentanti degli studenti, quando, senza che ve lo assicuro, ci accordassimo sugli interventi, quando hanno detto noi a scuola ci sentiamo come in famiglia. Bene, il nostro obiettivo di fare dell'Artusi una comunità educante è un obiettivo al quale lavoriamo da molti anni e credo che la scuola abbia raggiunto dei livelli, dei buoni livelli da questo punto di vista. E quindi questo dovrebbe anche un po' rassicurare i genitori che magari ancora sono dubbiosi sull'iscrizione. È stato toccato anche un altro che è un po' un problema dell'Artusi, il fatto che sia un altro problema, un altro aspetto meglio, il fatto che sia collocato in una situazione abbastanza disagevole dal punto di vista dei trasporti. Sapete che quando negli anni 60 hanno scelto dove aprire gli istituti alberghieri, quasi tutti sono stati aperti in zone con forte vocazione turistica, lo era Recuaro negli anni 60, oggi forse lo è un po' meno, anche se da un punto di vista paesaggistico e di opportunità sono tantissime. Quindi l'Istituto Alberghiero di Recuaro è a Recuaro proprio perché all'inizio il legislatore aveva pensato a questo affiancamento nelle zone turistiche. Abbiamo qualche piccolo problema con la connessione del professor Preto, vediamo se riusciamo a ripristinare per le sue considerazioni, prima di poi recarci a vedere un attimo se ci sono se c'è qualche domanda. Vi invito appunto a lasciarci un commento, vi invito a lasciarci una domanda, vi invito a contattarci attraverso i canali della scuola info@artusi.ed.it, orientamento.in@artusi.ed.it. Vi invito appunto a contattarci. Vi ricordo che al ritorno dalle vacanze saranno ancora attivi i nostri sportelli di orientamento, presenti tutti i giorni. Dalle 17 alle 18:30 troverete un insegnante della commissione orientamento disponibile per riflessioni, per presentarvi quello che è l'offerta della scuola. Io passerei nuovamente la parola al professor Pretto, che è riuscito a ristabilire la connessione, per le sue conclusioni. Chiedo scusa, ma era partito volevo soltanto fare un augurio di chiusura del piccolo intervento che ho fatto, augurando agli studenti, ma anche ai genitori che dovrebbero aiutare i loro figli in questo momento un po' particolare e delicato, augurandovi di fare una scelta consapevole. Tenete conto soprattutto delle vostre aspettative, perché no, anche dei sogni che avete dentro di voi, anche se sappiamo che la strada è lunga, sarà difficile e magari i sogni poi però si realizzano.
Scegliere un percorso professionale è anche un atto di coraggio, perché oltre alla preparazione culturale uscirete dopo 5 anni di scuola con una preparazione anche dal punto di vista professionale importante, ma soprattutto chi esce dalla nostra scuola, e questo ci tengo a sottolinearlo ancora, esce con una formazione anche umana e civile della quale credo la nostra società abbia estremo bisogno. Questo è il mio augurio, nella speranza di potervi vedere a settembre tutti in istituto. Grazie. Bene, allora andiamo a controllare. Non abbiamo domande in questo momento, quindi per cui io approfitterei dell'occasione per presentarvi il professor Giacomo Labruna e Edoardo, il nostro studente, che hanno fornito la regia tecnica di tutta questa oretta e mezza che avete passato in nostra compagnia. Li ringrazio della loro disponibilità, è andato tutto benissimo, siamo molto contenti. Questa è la prima esperienza di una diretta ufficiale. E chiederei al dirigente, se è ancora collegato, un'ultima frase, un ultimo commento di saluto, per poi lasciarvi con un piccolo video che noi utilizziamo per i nostri studenti, proprio per proiettare quelle che sono le possibilità dopo la scuola alberghiera. Prego, dirigente. Sì, sì, sono ancora qua, ho seguito tutto e anzi ringrazio per la puntuale e attenta regia di queste 2 ore e mezza che abbiamo, quasi 2 ore e mezza che abbiamo così trascorso insieme. Ecco, l'augurio che faccio agli studenti che ci stanno, ai futuri studenti che ci stanno seguendo, è proprio quello di una scelta serena, libera e consapevole di un, diciamo, ecco, percorso scolastico che sia in grado di rispondere alle loro aspettative, alle loro inclinazioni, con la consapevolezza che a scuola si deve venire per star bene. Non può essere una così sorta di peso, di fardello da portare quotidianamente, ma deve essere veramente una dimensione serena, una dimensione di socialità e una così dimensione di ricerca del proprio futuro. Ovviamente ancora una volta così rattrista un po' e mi ripeto, non avervi potuto mostrare dal vivo il nostro istituto. Quest'anno va così, ma sono fiducioso che per settembre 2021 avremo recuperato tutti la nostra così normalità, la nostra serenità, la nostra socialità, e ci troveremo tutti allegri e contenti di rivederci nei corridoi dell'istituto. Bene, quindi per cui con i saluti finali andiamo appunto a lanciare questo ultimo contributo video, dove abbiamo cercato di mettere insieme un po' la nostra visione di tutte quelle che sono le figure professionali, di tutti quelli che sono i sogni che cui parlavamo all'inizio, che i nostri studenti riescono a ricercare nel nostro percorso. Con l'augurio, penso a nome di tutta la scuola, di una serena, di un sereno periodo di festività, un saluto dall'Artusi e un ringraziamento per tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi, che ci ascolteranno e ci vedranno prossimamente. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.